devi abbandonare le cose cattive che stai facendo. Alleluia, perché gloria a Dio. Dio manderà una falce. Gloria a Dio, amassama, Dio. Dio manderà una falce se non abbandoni il male che stai facendo. Perché la Bibbia dice che i malvagi saranno falciati come l'erba. Alleluia. Dice la Bibbia. Ma è meglio che Dio ci perdoni, ci dia la sua grazia, la sua misericordia. Alleluia. Credi in Gesù, caro uomo, cara donna. Amen. Non vivere nel buio. Non continuare a peccare, non continuare a fare il male. In questo mondo ci sono uomini che appena si svegliano già stanno pensando come fare il male, come rubare, come fare estorsioni, come fare cose brutte. Oppure donne che già dal mattino si svegliano col desiderio di peccare, di andare a fare sesso con l'amante, con altri uomini. Donna che sei sposata, alleluia, e hai tradito tuo marito, chiedi perdono a Gesù, chiedi perdono a Cristo. Alleluia. Oppure tu uomo che vai con le prostitute, o è pieno di prostituzione, è peccato, chiedi perdono a Cristo. Alleluia, alleluia, chiedi perdono a Cristo. Tu che stai vivendo nel peccato, nella menzogna, nell'alcol, gloria o nella droga, Cristo, alleluia. Tu che spacci, o tu che vendi droga, quella è la morte. Tu stai vendendo la morte ai giovani, tu stai portando la morte. Ti voglio dire, Cristo ti vuole perdonare. Alleluia. Alleluia. Cristo ti vuole purificare il tuo cuore, la tua mente. Così quando tu ti svegli al mattino non hai più quel desiderio di fare le cose brutte, ma tu avrai il desiderio di pregare. Amen. Di adorare il Re del Cielo, di fare la volontà di Dio, come noi questa mattina ci siamo svegliati col desiderio di venire a predicare. Amen. Alleluia. È un desiderio buono. Grazie, Gesù. È un desiderio giusto. Ma ci sono persone che al mattino si svegliano col desiderio di andare a rubare, di andare a peccare, di andare a fare il male. Ma ti voglio dire, Cristo vuole cambiare la tua vita. Io sto predicando la verità, alleluia. Gloria. Che oggi pochi predicano. I preti non vi predicano queste cose. I preti non vi dicono queste cose, ma gloria a Dio che il Signore manda ancora uomini che predicano in un modo verace. Alleluia, per dire alle persone che c'è salvezza in Cristo. Alleluia, che c'è perdono dei peccati in Cristo. Il perdono dei peccati è solo in Cristo, non in una religione, non in una chiesa, non nel cattolicesimo e nemmeno nel buddismo e nemmeno nell'Islam. Il perdono dei peccati è in Cristo. Alleluia. Che toglie il peccato del mondo. Se tu fino a questa mattina stavi vivendo nel peccato, questa mattina rifletti anche un attimo, rifletti cosa stai facendo della tua vita. Non continuare a fare il male. Alleluia. Non continuare a bestemmiare, a ubriacarti. Non continuare a perderti. Ma chiedi aiuto a Gesù. Amen. Perché il Signore ti guarda dal cielo e Lui vuole fare un miracolo nella tua vita. Alleluia. E il più grande miracolo è quando il Signore cambia il cuore dell'uomo o delle donne. Quando noi crediamo in Gesù. Alleluia, benedetto il suo nome.
quando noi confidiamo in Cristo. Alleluia! Che morì alla croce per te e per me. Quando noi crediamo in Gesù che morì alla croce, il Signore cambia il nostro cuore, toglie il cuore di pietra, toglie quel marciume, quella spazzatura, quell'immondizia che c'è nei cuori, e Lui ti dà un cuore nuovo, alleluia, un cuore pulito, un cuore pieno di amore, di purezza, di pace. Alleluia, questa mattina avvicinati a Cristo. Amen. Cara donna, se sei qui ad ascoltare non è un caso. Io da tanto tempo che non venivo a predicare in questi mercati. Uomo, se sei qui ad ascoltare, giovane, oh ragazzo, ragazza, credi questa mattina che Gesù è la salvezza. Amen. Per la tua anima, e vedrai un cambiamento nella tua vita. Vedrai un cambiamento nella tua famiglia, vedrai un cambiamento nel tuo cuore, perché Gesù è misericordioso. Amen. Gesù è amore, ma Lui è anche giustizia. Lui è giusto. Gloria. Amen. A Cristo. Alleluia. E Lui vuole perdonare i tuoi peccati, vuole darti la speranza, la salvezza. Avvicinati a Lui in questa bella giornata che abbiamo da vivere, ma la dobbiamo vivere nel bene. Amen. Nella grazia di Dio, nella fede, nella verità. Non vivere questo giorno nel peccato. Alleluia. Cerca Gesù, chiama Gesù, invoca il nome di Gesù. Perché dice la Bibbia, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Perché Gesù è il grande salvatore, il re dei re, il benedetto in eterno. Amen.